Stiamo iniziando. Buonasera a tutti, dicevo, vi ringrazio per essere qua presenti stasera. Come sapete dalla locandina, oggi faremo una conversazione che si occuperà appunto di presentare questa recente pubblicazione che raccoglie alcune delle poesie, delle liriche che furono scritte da una poetessa algherese che si chiamava Pinuccia Ginesio Maffei. E che ha lasciato buona parte, insomma, di patrimonio culturale peculiare, perché è legato ovviamente al territorio di Alghero e alle sue caratteristiche particolari, linguistiche e non solo, di cui discuteremo con alcuni ospiti che siedono qua al mio fianco e che preferirei presentarvi di volta in volta, mano a mano, come dire, che la conversazione si sviluppa. Vi faccio presente che faccio due considerazioni, come dire, rapidissime sul fatto che volendo potrete ovviamente partecipare a questo incontro, anche sottoponendo dei quesiti eventualmente a chi mi siede accanto, e volendo potrete anche attestare la vostra presenza una volta andati via nel registro che sta qua alla mia sinistra. Inizierei innanzitutto ringraziando l'amministrazione di Chiesi e la comunità intera di Chiesi che ha manifestato particolare sensibilità ad accogliere questo nostro invito a poter fare questa presentazione presso questo paese. La ragione, insomma, che vuole questa presentazione, che dovrebbe aver avuto eventualmente una sua sede più naturale, forse in un altro posto, trova invece una ragione fondamentalmente nel fatto di voler creare un parallelismo tra quella che è la cultura algherese, la sua singolarità, e quella che è una cultura altrettanto vicina, ma che a sua volta, come dire, ha delle sfumature particolari, che è quella ligurese e in particolare quella che si vive qua a Chiesi. Chiesi che ha dimostrato e dimostra tuttora un particolare fervore, che rappresentato certamente dai molti che stanno alle mie spalle e che sono emblematici, come dire, di questa capacità, di questo grosso entusiasmo da parte di tutta la comunità rispetto alle iniziative culturali. Lo dico con particolare, come dire, convincimento, e penso che le ragazze che siedono davanti a noi siano testimonianza del fatto che la tradizione continua anche con i giovani. Penso che, insomma, lo stiano dimostrando anche al di là, di fuori delle mura di questo paese. Vorrei ringraziare anche le istituzioni, quindi chiederei innanzitutto all'assessore alla cultura che è qui presente se volesse portare i saluti del Comune di Chiesi ai presenti e a queste iniziative. Grazie.